si è mosso dal muro e si è andato a comprare un condizionatore. Io comunque, siccome il parco è vuoto, ne approfitto. Salgo su anche perché vi vedo meglio. Ah, come siete belli! Vabbè, sembra una battuta. Buonasera! Mi chiamo Lucia! Mi chiamo Lucia e lavoro in farmacia. Lavoro, no. Sono stata raccomandata. Non dal titolare della farmacia, non dal dirigente medico e nemmeno dal ministro della sanità. Sono stata raccomandata. A verità, io non capisco proprio niente medicinale. Sinceramente, che schifo proprio. L'altro giorno entra il solito cliente ignorante. Scusi, ha qualcosa per la testa? E stocchini pensiero. Ma che hai capito? Qualcosa per il mal di testa? Aspetti un momento. Ma quale momento? Mi serve subito. Un'altra signora tutta spaventata. Avete un test gravitazionale, è per mia figlia. Test gravitazionale? E avete sbagliato sede, dovete andare a Roma, l'Agenzia Spaziale Italiana. Ma forse volevate dire test di gravidanza? Ehi, non alluccate che mia figlia è piccola. E poi, è vergine. E perché si tasca in gravidanza? Mi pare che sull'acqua succede queste vergine. Sono talmente assuefatta la vita di farmacista. E sinceramente inizio a provare un setto di saggio in mezzo a tutti questi farmaci. L'altro giorno entra una ragazza e tra noi chiacchiere l'altra mi fa: dove vivi? Io, al multicentrum storico. E fuori al cancello c'era scritta: attenti al canister. Cosa molto singolare. Sempre la stessa ragazza. Perdonate, mi tenessi una pomata perché mia sorella tiene, come si dice, una serpe sulle spalle. Un serpe sulle spalle. E che diventate per un padre, ha avviato queste morfe. Ma forse volevi dire herpes, spiegati meglio. Hai gadget, tu sei herpes. Volevo cambiare mestiere, ma con i Tampax che corrono avrei avuto vita difficile per farmi raggiungere. Proprio l'altro giorno entro un tizio. Io ripoggio! Ridevo, non ridevo, coincidenza! Coincidenza quelle che parlano.